Il sindaco di Rio, Marco Corsini, tira dritto e dopo i bandi per le spiagge procederà anche con quello per affidare il porto turistico di Cavo. Come avevamo detto più di un anno fa, stiamo portando avanti una strategia che in sostanza applica le regole della direttiva europea, la cosiddetta Bolkestein. Abbiamo dimostrato che non abbiamo paura della Bolkestein, che l'abbiamo applicata. Recentemente per l'affidamento delle concessioni sulle spiagge l'abbiamo applicata con successo. E la seconda tappa, come avevamo annunciato, è la messa a gara dello specchio d'acqua che costituisce il porto turistico. Oddio, porto turistico è una cosa abbastanza ambiziosa, in realtà l'approdo turistico di Cavo. Stiamo andando diritti per la nostra strada, nonostante insomma tutte le perplessità, tutte le difficoltà che da altre parti si incontrano, qui in realtà siamo stati fortunati e non le abbiamo incontrate. Ma cosa cambierà con questa operazione? Cambia il fatto che qui il porto turistico di Cavo da 40 anni è in concessione a un circolo nautico, un ente che ha fatto la storia del paese, però dopo 40 anni, proprio in applicazione delle norme comunitarie, delle norme europee, bisogna aprire alla concorrenza. Mi aspetto molto da questa gara, perché come già è avvenuto anche per le spiagge, qui naturalmente in scala maggiore, mi aspetto molto perché il bando che abbiamo pubblicato richiede un miglioramento del contesto, del territorio, dei servizi così alto da richiedere investimenti importanti. Quindi chi vincerà questa gara sarà un operatore economico che porterà molte risorse sul territorio in termini, come ho detto, di miglioramento dei servizi, di riqualificazione del contesto, di innalzamento in generale della qualità e dell'ospitalità nautica del paese. Darà una scossa a una situazione che è bloccata da quasi mezzo secolo. Cavo è un paese che ha bisogno di attrarre investimenti, che ha bisogno di migliorare. I limiti fisici dello specchio acqua sono questi, perché in attesa di fare il piano regolatore portuale che faremo, lo spazio acqueo è questo, e questo è uno spazio che offre un 256 posti bar. Naturalmente è un territorio che ha bisogno di forti interventi anche fisici, c'è bisogno di fare un dragaggio, al nuovo concessionario sarà imposto di fare il dragaggio dello specchio d'acqua, quindi maggiori profondità vuol dire navigli di maggiori dimensioni e vuol dire un afflusso maggiore. E poi tutta una serie di standard che il territorio non ha ma che deve abituarsi ad avere: i servizi igienici dedicati al porto, la raccolta dei rifiuti, degli oli esausti, l'autosufficienza energetica e anche penso un miglioramento architettonico del contesto dell'area, diciamo, dell'ambito portuale che vedete è rimasto insomma questo per anni. Sto bando tutela l'occupazione. Questo bando tutela, voglio dirlo, i posti barca destinati ai residenti, che continueranno a essere mantenuti, anche il nuovo concessionario, che potrà essere anche il vecchio se vince la gara. Ma insomma, chi gestirà questo specchio acqueo comunque è tenuto a mantenere i posti barca che l'amministrazione destina ai residenti con le tariffe che l'amministrazione ha determinato per i residenti. Si protegge il proteggibile e si migliora moltissimo le potenzialità che lo specchio acqueo ha e che fino adesso non sono state, secondo noi, abbastanza sfruttate. Ora la possibilità quindi di mettere a bando la struttura di Cavo che Corsini intende portare avanti. E questa occasione del porto turistico è un'occasione storica e ho molta aspettativa su questo. Naturalmente la domanda che tutti farebbero è come si mette in relazione questa cosa con gli interventi legislativi che il governo ha annunciato di aver fatto. In realtà noi abbiamo pubblicato questo bando prima e noi siamo perfettamente in linea, perché l'intervento del governo prevede una proroga molto limitata che comunque i comuni possono anche non concedere, e infatti noi abbiamo dimostrato che non lo vogliamo concedere. Questo decreto legge dovrebbe far salvi, dico il condizionale perché non è stato pubblicato, ma insomma da quello che si capisce la legge dovrebbe far salve le procedure già iniziate, e noi abbiamo già iniziato. Siamo abbastanza tranquilli. Questo bando prevede 60 giorni per presentare l'offerta e vedremo. Io vorrei chiudere con una considerazione un po' di carattere generale. Bisogna, secondo me, fare un plauso al governo, perché dopo 20 anni in cui i governi hanno pensato solo a prorogare, questo governo ha pensato a regolare, finalmente, a dare delle regole, le ha responsabilmente negoziate con l'Europa, se è vero che questa legge recente è quella concordata con la Comunità Europea, e quindi finalmente abbiamo dei paletti. Noi abbiamo fatto senza, ce li siamo dati da soli, però non sono molto lontani da quelli che il governo ha concordato con l'Europa, quindi finalmente ci sono delle regole. Capisco che, come tutte le mediazioni, non tutti sono contenti, ma almeno si esce da un clima di incertezza.